Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, sicuramente, però sono, secondo me, quella degli agricoltori, quella del balneare, quella dei tassisti sono tre problematiche molto distinte l'una tra la, dall'altra, almeno a mio avviso. Per esempio, tutti, quello del servizio pubblico delle auto è una cosa in cui il comune, e il comune di Roma non mi sembra guidato dal centrodestra, non è che non abbia parola, no? Sulle licenze dei taxi, sui mezzi di trasporto alternativi, stanno, no? Protestando un po' Uber, tutti, no? NCC e via discorrendo. Stanno protestando un po' tutti, diverse categorie, c'è anche la questione dei balneari, adesso la vedremo, ma i trattori, beh, anche loro sono parte I trattori parte protestano contro l'Europa, lo sanno chiaramente tutti, poi ovviamente loro vogliono anche, e l'hanno ottenuto, lo sconto sulle tasse, è uno sconto fiscale di poca cosa, di 130 euro mi sembra, però la battaglia dei trattori è una battaglia contro l'Europa e contro una politica agricola miope che è certificata dal fatto che il suo massimo alfiere, l'olandese Timmermans, si è ritirato, non dico a vita privata, ma nel suo paesino. Se diamo...